Buonasera, un piacere grande quando ormai un paio d'anni fa l'amico professor Zecchina mi propose questa mia partecipazione a questo interessantissimo ciclo, nel quale io mi sarei dovuto inserire verso la fine a completamento di come l'universo, per così dire, si sia evoluto fino al punto della formazione delle molecole e quindi in particolare fino al punto che più specificamente le molecole presentassero una simmetria particolare, la simmetria che adesso noi certe volte definiamo addirittura asimmetria, che, cioè il concetto stesso della chiralità. Tuttavia mi devo accontentare, avrei avuto piacere di venire nella vostra prestigiosa sede. Di vedervi a distanza, di vederci a distanza, perché come voi vedete le nostre sedi hanno in comune in questo periodo il fatto che devono confrontarsi con il Covid. E però io ho avuto il piacere di esserci già stato nella vostra accademia, dominata dal mappamondo. Vorrei proprio per contrasto, vedrete che questo contrasto, questo doppio, questo essere e non essere, questo andare e venire, ritorna anche nel quello che diremo per quanto riguarda la simmetria di chiralità, una simmetria tra una cosa e l'altro effetto speculare. Allora vediamo che qui c'è la Terra, è del tutto casuale, il mappamondo della Terra, mentre noi abbiamo nella nostra biblioteca un mappacielo, cioè quello che si vede se ci mettiamo come osservatori al centro. Al centro della Terra andiamo verso l'esterno, laddove voi avete qui una cosa, diciamo così, più ecco, opposta rispetto in senso galileiano, no? Tra il cielo e la Terra. Sempre Torino, molto, molto pervasivo, fa sì il fatto che e passerò parte della mia presentazione a parlare di torinesi, mi fa piacere, di Tullio Reggio ho studiato molto, mi è dispiaciuto che non l'ho conosciuto personalmente perché però conosco e vorrei cominciare a indicarvi proprio la traccia di questo discorso. Tullio Reggio scrisse un saggio non così famoso come meriterebbe, che è brevissimo, perché parla di quello che lui chiama un breve saggio di Levi a una decina di anni dopo che Levi era scomparso e con nostalgia lui dice: non posso confrontarmi più con lui. Ho avuto ai tempi del dialogo famoso con Tullio Lecce e Levi confrontò nei tardi anni della sua vita lo scienziato che c'era in lui e noi sulle sue orme rintracceremo degli sviluppi significativi e prospettive di progresso in questa tematica che è ancora importante e che per quanto ci riguarda ci ha coinvolto come esperimenti in laboratorio di spettroscopia dinamica e poi abbiamo sempre stato attenti a osservazioni astronomiche e astrofisiche. Per quanto riguarda la necessità di chiarire l'emergenza dell'enantioselettività, e questo è l'elemento nuovo che abbiamo aggiunto in questi ultimi decenni, quello che viene da collisioni di molecole spazialmente orientate, come vedremo, che sono appunto suggerite dal nostro studio dei processi elementari. Ho scritto soprattutto in questi ultimi tempi, dopo i 2 anni di 2 anni oscuri, ricapitolando quello che abbiamo fatto proprio a dicembre, novembre-dicembre l'anno scorso, varie iniziative sono state fatte proprio in occasione della coincidenza tra i 150 anni del sistema periodico e il centenario della nascita di Primo Levi. Allora, e quindi ho due articoli che sono, uno è appena uscito e un altro
dovrebbe uscire a breve, sugli atti dell'Accademia dei 40 basata a Roma e su quello dell'Accademia dei Lincei altrettanto. E quest'ultimo convegno che abbiamo fatto su Primo Levi scritto, diciamo, chimico e scrittore, a dicembre del 2019, c'è la mia prefazione, insieme alle colleghe umaniste, nelle quali si dice una cosa che continua a legare noi, diciamo qui da Roma, dall'edificio in cui sto, con Primo Levi. Il fatto che nel 1987 Primo Levi ricevette un premio con una commissione autorevolissima, capitanata da Natalino Sapegno, Giovanni Macchia, eccetera. Questo è un documento che noi abbiamo, è la motivazione del premio. Leggetevelo, è veramente. Andiamo a paragonare Primo Levi in Pascal, Shakespeare, Conrad, Thomas Mann, Kafka. E questo premio, purtroppo, Primo Levi non potette ritirarlo perché poco più tardi, questo credo sia stato scritto attorno a maggio, a giugno, Primo Levi morì. E quindi c'è una documentazione che riporteremo probabilmente in qualche articolo, in cui la lettera con la quale fu invitata la moglie che passò a vedere la cosa. Quindi siamo proprio in un momento di retrovisione delle cose, facciamo un ulteriore passo indietro, andiamo ai tempi della famosa mancanza per Primo Levi di poter fare una tesi sperimentale in chimica dovuta alle leggi razziali. Ma lui, tuttavia, trovò nel professor Ponzio la possibilità di fare una tesi, diciamo così, profetica, una tesi sull'inversione di Walden. Noi qui abbiamo in alto una figura della tesi, in basso una figura dalla simmetria della vita di Primo Levi del 1984, in cui si vede un amminoacido e si indica come il gruppo acido e ammonico, rotando su se stessi rispetto al carbonio, possono dar luogo a un'immagine a due stereoisomeri, due molecole che hanno l'immagine speculare una dell'altra, delle quali una è quella che è, per esempio, è predominante in natura, l'altra è esclusa, e il fatto che lo sia più o meno deriva dal fatto che in questo modo le molecole possono incastrarsi e formarsi con le colonne, diciamo le catene, che sono poi le amminoacidi, proteine, eccetera, e tutto quanto. Tutto quello che di non trascurabile che segue. E voglio addirittura continuare a insistere sulla questione della tesi di Primo Levi, perché Licio Perucca, sul cui testo di fisica abbiamo tutti, molti di noi della mia generazione, studiato, era professore al Politecnico, e appunto fu in parte, leggetevi questo articolo in cui parla della simmetria di Primo Levi in maniera autorevole, e compianto collega, sì, va bene, qui insomma a un certo punto è importante la questione che Perucca fu in parte accusato che forse non avrebbe rifiutato di fare la tesi, a parte il fatto che lui era del Politecnico e non dell'università. C'è qui una lettera in cui si vede chiaramente come Licio Perucca fosse talmente antifascista da rifiutare un premio che la sfortunata in quei tempi Accademia dei Lincei gli aveva dato, ed era l'Accademia dei Lincei che era un po' macchiata dal problema delle leggi razziali. Lui rifiutò, tuttavia, rifiutò il premio. Tuttavia, al termine degli eventi bellici, nella seduta accademica del 1946, Perucca venne
nominato direttamente socio nazionale senza passare dalla trafila e diventerà addirittura nel 65 vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, quindi per prassi il presidente è in pectore il presidente successivo. Però pochi mesi dopo Licio Perrucca scomparve. Eccoci dunque, subito andiamo al sistema periodico, che è il punto di riferimento quando vogliamo parlare di chimica a un livello divulgativo massimo dei massici, massimo dei massimi per così dire. E subito richiamiamo l'attenzione sulla prima copertina, che poi è comparsa in forme diverse anche in epoche successive. Questo è un moto perpetuo. L'acqua, se la seguite, fa dei giri tali che praticamente può azionare delle turbine e può generare dell'energia. È un tipo di problema che al tardo Levi, cioè al Levi, diciamo, post-bellico, poteva essere interessante perché sappiamo quanto lui operò nel campo dell'energia. Di Escher, diciamo così, si può parlare, e dei rapporti con la divulgazione della scienza a livello molto alto, possiamo parlare a lungo, ma questa è una. Lui si domanda, Levi, no? Se è lecito passare a parlare di un certo atomo di carbonio, dice: non possiamo vedere un atomo di carbonio, però possiamo narrarlo. Va bene? Noi sappiamo che questo non è più vero dagli anni in cui Levi scrisse questo famoso Incipit. E sotto faccio un'idea del viaggio che c'è in Levi sempre, a cominciare dal primo capitolo di Se questo è un uomo, Darwin, no? Questo è il sistema periodico, il primo Levi, mentre The Periodic Table è stato declarato Best Book of Science Ever dalla Royal Society. A me non piace la traduzione che però Levi dovrebbe aver accettato di tavola invece che periodico. Vedremo perché la tavola ha una connotazione mosaica, no? Le leggi invece praticamente ecco questo carbonio che ha viaggiato e uno dei più celebri finali di tutti i tempi, abbiamo che quest'atomo di carbonio è entrato nella cellula del cervello di Levi e dice una cosa che ognuno può leggere come crede, è talmente ricco questo finale. A me ha fatto impressione leggere un labirintico intreccio di sì e di no. Questo è molto moderno, nella edizione inglese infatti parla di tangle, no? C'è qualcosa di quantistico, c'è qualcosa di addizionale, uno è il sì, uno è sì e no, il gatto di Schrödinger esiste o non esiste. E ecco, e con questa frase Levi abbandona gli abiti del narratore e adesso noi possiamo ritornare all'uomo di scienza. Sappiamo che per rendere fruibile questi meravigliosi testi di Levi, pochi, rari, preziosi. Dobbiamo aggiornarli se vogliamo presentarli. Sappiamo che il carbonio non è più semplicemente diamante, grafite magari sporca, carbone, eccetera, ma è anche fullerene, è anche grafene, è anche nanotubi, e insomma praticamente costituisce tutta la tecnologia dei nanotubi per i quali si sono presi un notevole, almeno alcuni premi Nobel ultimamente. Allora, della chiralità Levi ne parla in maniera, diciamo così, tangenziale, c'entra sì e no nel sistema periodico. E noi sappiamo che quando il carbonio è dentro le molecole biologiche, si presenta in una forma tale
costituire un marchio proprio se una molecola appartiene alla biosfera. Una molecola di organica e tutte le molecole della biosfera sono praticamente composte del carbonio, a dispiacere di me che sono un chimico generale inorganico, quindi diciamo, vabbè, lasciamo perdere queste polemiche, queste battute. Per esempio si è detto, ecco, se invecchia il meteoritico, come quella di Mason e Murray, si analizzano gli amminoacidi che si trovano alle voci, allora ecco, guarda un po', può essere che poi non si tiene conto che queste, come sono state così a lungo, che chissà che queste comete, meteoriti, chissà quanto a lungo sono state dalla cosa, da non poterci essere state probabilmente esposte vita terrestre di fatto. Allora, a un certo punto, quasi inaspettatamente, nel 1984, Lewis scrisse un saggio che è considerato una vera opera scientifica per il modo in cui è organizzato la sequenza di argomenti, la discussione degli argomenti dal punto di vista interpretativo, sperimentale e di prospettiva, e addirittura questo si chiama, il saggio è famoso, è stato ristampato, il grande studioso di Levi, Marco Belpoliti, ha addirittura raccolto con questo bellissimo titolo una serie di articoli pubblicati postumi. Beh, dopo la serie di argomentazioni, a un certo punto Levi termina per forza e dice, termina con la notizia della chiralità dell'universo, solo la nostra galassia, è apparsa sconvolgente per me, Levi, drammatica e enigmatica, e termina con una serie di domande alle quali per rispondere alle quali siamo esattamente allo stesso punto, benché alla sequenza di argomentazioni di Levi, come la simmetria possa essersi, la chiralità, l'omo che la chiralità si possa essere manifestata, noi possiamo aggiungere qualcosa che riguarda proprio il suo primo punto, che guarda caso si riconnette col settimo, il settimo col primo, c'è cioè una periodicità sistematica a mio modo di vedere, e ecco, questo è stato poco osservato. Naturalmente abbiamo continuamente, l'argomento è talmente affascinante che abbiamo continuamente delle affermazioni piuttosto decisive, come questa a destra, Discovery of the Stellar Chiral Molecule Propylenoxide. Ok, d'accordo, è stata scoperta questa molecola, che è una molecola potenzialmente che posso presentare simmetria chirale, ma non si può determinare se è di una chiralità specifica innanzitutto. E come adesso, come voi sapete, è obbligatorio addirittura dichiararlo nei medicinali, non la chiralità specifica, dopo tutto quello che è successo, talidomide, eccetera. Adesso si scopre questa molecola, sembra che si sia mostrata questa zona poi del granchio, che ne so, in cui ci sta un'osservazione non vuol dire niente, perché non si riesce a capire, a sapere sperimentalmente. Per me risulta molto più interessante che una molecola molto semplice che molti chimici organici trascurano essere chirale è la cossigenata. La cossigenata, se considerate come un OH-OH, no? Voi la vedete in questo modo. E può avere, a può oscillare in questo modo, passare i due OH, passare da una forma enantiomerica all'altra,
E dov'è il carbonio? Non c'è, c'è un centro, assente il centro di chiralità, ma è tutto accettabilissimo. E quindi questo potrebbe essere un'informazione, un'indicazione che ci sono delle zone della galassia nelle quali si può essere determinata quello che diciamo una polarizzazione delle linee rotazionali degli spettri, e questo in un certo senso è un aspetto della chiralità, è legato alla rotazione su un piano che può andare verso destra, verso sinistra, e che è praticamente un fondamentale requisito per una molecola di inserirsi nelle strutture organiche che danno la vita. Qualcuno può domandarsi se questo moto rotatorio in un senso o in un altro, ovvero l'avvitamento di una vite, ovvero la possibilità e necessità che magari la spirale del DNA deve andare in quella direzione invece che un'altra, e che noi sappiamo che è fortissimamente rispettata dalle strutture viventi, può essersi realizzata con un meccanismo, diciamo così, di cinetica chimica, un meccanismo di attacco da parte di molecole orientate, vedremo che cosa, o con reagenti orientati. Questa orientazione non è facile. Senza per esempio intervento della luce. La luce sappiamo, e così è stata scoperta da Pasteur, diciamo così, come la rotazione del piano di polarizzazione della luce è un'indicazione della presenza di quella che io Pasteur chiamavo dissimmetria, e che adesso noi, secondo Lord Kelvin, chiamiamo chiralità. E che a Levi, almeno nel titolo, piaceva il concetto di asimmetria. E qui c'è qualche pubblicazione che, ecco, quindi le biomolecole rispettano rigorosamente l'omochiralità. E un esempio dell'inserzione del carbonio in una struttura organica mi ricorda, se prendete i guanti da chirurgo o da chimico, guanti ambidestri, voi vedete che soltanto infilando le dita della mano voi ne facciamo un guanto destro o un guanto sinistro. Questo esempio che io facevo ai miei studenti fino al 2019 suonava così. Adesso sono addirittura, cioè, si può aggiungere come i guanti che si usano per difesa anti-Covid. Allora, occorre quindi, secondo il nostro, quello che diciamo così, dove, diciamo così, abbiamo cercato di dare un contributo a questa fondamentale questione, anche se pur minimo, innanzitutto di realizzare una cosa che, diciamo così, non molto nota fino a 25 anni fa, della possibilità di allineare molecole in un flusso. Per esempio, nel vuoto, una molecola come questa di benta qui, credo che sia proprio lo stesso di propilene, se si muove insieme a degli atomi, delle molecole più leggere, viene cosiddetta tamponata, no? Immaginate un monopattino nel traffico, a forza di urti sarebbe disastroso se avvenisse. A parità di temperatura, le molecole più leggere vanno più velocemente alle molecole più pesanti. Quindi ci sono proprio tamponamenti possibili, e noi decidiamo quanto, ecco.
Allora, ecco, a un'altra maniera, questo è un meccanismo che abbiamo dimostrato, con spettrometri di massa, eccetera, abbiamo dimostrato che questo meccanismo può essere operativo. Naturalmente è noto che la luce può determinare appunto l'orientazione del piano della luce polarizzata con uno strumento che è uno strumento che diciamo elettrostatico, esapolo. Se la molecola è favorevole, abbiamo dimostrato in esperimenti che abbiamo fatto ad Osaka e Taipei che è possibile fare delle collisioni, qualcosa che in cui uno prende qualche cosa allineato che urta qualche altra cosa. E abbiamo anche, ecco, questi si possono prendere sia che si urtano così, diciamo così, magari perpendicolarmente, andare a vedere cosa succede, oppure possono essere in linea, andare a vedere come attraverso questo è più simile a un esperimento spettroscopico, ma quello che usiamo per questi incontri molecolari non è la luce, ma atomi e molecole orientate nel senso di quello che abbiamo dimostrato sperimentalmente possa succedere. Allora, il chimico, diciamo così, dall'epoca di Levi, con il computer e con apparati i quali sono piuttosto complicati e dormienti da 2 anni a causa Covid, possiamo fare esperimenti. Innanzitutto possiamo fare simulazioni. Possiamo fare simulazioni con il neon, con la costricenata. Se la costricenata viene un enantiomero da una parte o dall'altra della molecola, può dare risultato diverso. Così qui c'è un attacco di un anione a un metano sostituito, può dare risultati diversi a seconda destra o sinistra. Allora, arrivati a questo punto, abbiamo anche fatto un esperimento a Taipei in cui abbiamo innescato i vortici con pompe rotanti che hanno generato dei flussi. Abbiamo visto la selezione dovuta alla destra e alla sinistra. E poi abbiamo cercato di fare anche esperimenti di fotolisi che sono in qualche modo iniziati in questi lavori qui. Adesso io tornerei al sistema periodico. Tornerei al fatto che dal punto di vista di questo disegno è stato sicuramente ispirato a Escher e ripreso da Levi dalle famose scale di Penrose. Se voi ci fate caso, le ombreggiature sono tali che se voi scendete o salite continuate indefinitamente. In queste scale qui si va sempre se si parte in una direzione. Penrose è il figlio di Penrose figlio, Roger Penrose, questo è l'articolo del 58, l'anno, diciamo così, nel 20 ha preso il premio Nobel per la fisica per questioni completamente diverse collegate sulla teoria della relatività e la dimostrazione rigorosa dell'esistenza dei buchi neri. Ma moltissimi anni prima aveva, per esempio, aiutato me a far capire come mai, se considero il narciso, anzi questo non è quello vero, questo è il narciso speculare, quindi quello vero sarebbe sotto, diciamo così, che si sta specchiando sull'acqua e poco prima del suicidio, dove avviene l'illusione ottica se io immagino di poter fare un circolo, no? Come fanno le scale di Penrose. Il trucco è questo, il trucco è che tutte queste parti, queste due parti, tutte queste parti sembrano realistiche. A un certo punto c'è un'ombreggiatura, eccetera, che fa sì, come qui, le mani sul pelo dell'acqua di Narciso danno un senso rotatorio. Quindi questo è molto più decisivo della famosa illustrazione della chiralità di Escher, che in realtà è balorda, perché questa è una destra e questa è una sinistra, sono due mani che si disegnano, no, non è una questione. Invece voglio proprio avviarmi alla conclusione ricordando
proprio in questi anni, nel 18, Camilleri al mito di Tiresia, uomo-donna sistematicamente e periodicamente, secondo il capriccio degli dei, fa una rappresentazione teatrale celebre, che poi è stato un film e un libro, e conclude parlando di Primo Levi, dicendo di Tiresia, ha parlato Levi nella chiave a stella, quando dice: "Sono arricchito dal fatto di essere sia chimico che scrittore", va bene? E Levi poi dice: "Nel campo di concentramento nazista rischiai una metamorfosi peggiore della mia, quella da uomo a non uomo. Se questo è un uomo, se questo è un non uomo", e conclude: "Non mai ho previsto questo errore". E ho avuto la possibilità di vedere questa statua di marmo di Carrara. Fatta nel 2016 in Assisi, e da Matteo Petrucci, il quale ha questa statua, è l'immagine speculare dell'ermafrodita, o ermafrodito, o ermafrodite, cioè praticamente femminile e maschile allo stesso tempo. Questa è l'immagine speculare. Perché l'immagine speculare? Perché secondo la tecnica canoviana che l'artista ha usato, è mutuata dai romani, che per rifare le opere greche usavano una tecnica che produceva inizialmente l'immagine speculare. Quindi probabilmente molte delle statue che noi vediamo romane sono immagini speculari, quindi l'operazione molto costosa era fare la cosa due volte per ripristinare la situazione. Sempre per conclusione definitiva di questo mio discorso è che Levi era molto interessato a queste trasformazioni. In un suo articolo parla dei centauri, e l'ermafrodita è per esempio il centauro è abbastanza conflittuale, il centauro di Levi, e nelle due parti. E sempre nel marzo 2021, cioè attualmente, proprio qualche mese fa, è stata inaugurata, non so se è ancora attiva, una mostra con delle figure immaginarie di Levi, mentre ricordo che l'immagine, vedete, di questo è dovuta è la copertina di un famoso libro di Roald Hoffman, il quale nel 2021 ha, diciamo così, fatto un'introduzione per un'illustrazione del viaggio di Levi, che è un bestseller. E Roald Hoffman è stato anche il primo vincitore del premio Levi, attribuito, mentre il secondo è stato attribuito proprio in occasione del convegno che abbiamo fatto all'INCE nel 2019, e che è stato attribuito a Vincenzo Balzani. Io direi che a questo punto almeno spero di poter avere dato una traccia al fatto che le opere di chimica, le opere più specificamente di chimica di Primo Levi, meritano naturalmente il necessario aggiornamento, ma hanno la potenzialità ispirativa a una didattica non soltanto divulgativa, divulgativa al massimo limite, con aggiornamenti opportuni anche e specificamente del grande problema della chiralità, della specificità enantiometrica che l'atomo di carbonio decide di assumere per una convinzione che può essere dovuta al Big Bang, può essere dovuta al fatto che adesso abbiamo scoperto che dove siamo noi
siamo localizzati nello spazio, ma conosciamo pochissimo, molto del cosmo è energia oscura, addirittura molto di più della materia oscura. Io direi è possibile che ci sia un ristabilimento complessivo attraverso Big Bang multipli, eccetera, in cui ci siano universi in cui la convenzione del carbonio a orientarsi, a mettersi in una certa situazione chirale, può essere esattamente, diciamo così, speculare rispetto a quella del mondo in cui noi viviamo. Vi ringrazio molto, a presto.